Ciao a tutti ragazzi, qui è Gioia360 e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio, con l'incredibile serie che stiamo portando in questi giorni sul canale. Oggi tocca al PSG, Paris Saint-Gennaro, squadra indiana. E come avete visto nell'ultimo video, praticamente nella parte finale dell'ultimo video, il PSG ha pescato l'Italia. Quindi ragazzi dovremmo costruire il Paris Saint-Gennaro prendendo solo ed esclusivamente giocatori italiani. Purtroppo ragazzi è andata così. Ho visto che molti ci sono rimasti male, però ragazzi non si può rifare il sorteggio. Noi siamo onesti, siamo professionali, qua stiamo facendo le cose come si fatte come si deve, e quindi non possiamo rifare il sorteggio. Vi ricordo ragazzi rapidamente qui sullo schermo, forse già mentre stavo parlando avete visto un attimo le grafiche e la classifica aggiornata. In grigio vedete le squadre ancora a disposizione e in grigio vedete le squadre già prese, e in grigio vedete anche le nazioni già trovate, già pescate. Occhio perché c'è l'India. Ho visto già molti commenti che ho scritto: ah Giuse, tanto è sicuro che fai uscire l'India alla Juventus? È sicuro, è sicuro. Ragazzi, io sono onesto, i sorteggi vengono fatti alla fine di ogni episodio. L'India è capiterà a chi capiterà. Mi dispiace ragazzi, se capita alla Juve, capita alla Juve. Comunque, avete visto il recap, avete visto tutto. Io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace ragazzi, perché questa serie va supportata. C'è tantissimo lavoro dietro, ho fatto pure i bigliettini, ho preso pure la mazza di Lavezzi, quindi mi raccomando, se non lasciate mi piace siete veramente delle brutte persone. Detto questo, togliamo tutto dallo schermo e iniziamo subito a modificare questo PSG, perché molto probabilmente verrà leggermente indebolito. Vi ricordo anche una cosa molto importante: per ogni giocatore non italiano ci becchiamo un meno 2. In questo caso ragazzi potremmo sfruttare questa possibilità, perché gente come Messi, gente come Mbappé, gente come, non lo so, forse anche Neymar, li teniamo tutti e tre lì davanti, non lo so, forse ne teniamo due. Teniamo solo Mbappé, teniamo solo Messi che è 92, non lo so, Messi e Mbappé. Bisogna vedere ragazzi, bisogna vedere, bisogna capire bene come muoverci. Iniziamo a questo punto ragazzi subito a lavorare su questa squadra. Allora, per quanto riguarda il modulo 4-3-3 in linea, vediamo un po' che modulo utilizzare. Ci sono infinite possibilità, non abbiamo nessun vincolo a livello di modulo, quindi possiamo scegliere il modulo più adatto. Ovviamente Donnarumma verrà confermato, così come Verratti. Ci sono due italiani, quindi partiremo proprio da questi due. Cosa molto molto importante ragazzi, vi ricordo il pischello della papera che deve per forza giocare. Eccolo qui, Taylor signori, Taylor. Le persone lo conoscono solo se guardano la mia serie sul secondo canale. Se non la guardate, il secondo canale si chiama Giuse360 Extra. Mi raccomando ragazzi, seguitemi anche sul secondo canale, perché metto anche dei video abbastanza hot, piccanti, per le persone che mi seguono anche per la mia bellezza. Abbiamo Gilles Girard, un giocatore molto molto interessante, un AT che potrebbe forse fare l'upgrade se messo esterno. Vediamo un po', mettiamolo in prima squadra e inseriamolo subito all'interno del quadrante di gioco. E se messo esterno fa più 2, diventa un 69. Vediamo un po' se gioca da C o C. Fa più 1, quindi niente. Ha poca difesa, quindi non può fare un... Non può diventare esterno, deve giocare per forza ala. E allora ragazzi, mi sa che siamo rovinati. AT è già AT, quindi non fa nessun upgrade. Quindi niente ragazzi, l'unica cosa è metterlo esterno, è un 69. E questa purtroppo è una bruttissima notizia, perché il giovane deve giocare per forza. Deve giocare per forza ragazzi, è così, è questo quello che dice il regolamento di questa serie. E per far sì che giochi tutte quante le partite, in panchina non ci devono essere giocatori che hanno un overall più alto del suo. Vediamo ragazzi, vediamo un po' come muoverci. Vediamo come muoverci. Potremmo trasformare Mbappé a S, perché Mbappé fa l'upgrade se è messo a sinistra, diventa un 92. Neymar credo che faccia l'upgrade se è messo COC. Non vorrei dire cagate, no, forse no. Vediamo un po'. Ci sono infinite possibilità. Alla fine anche Totto Verratti, l'unico buono. Alla fine lì davanti non siamo messi malissimo, perché comunque Immobile ha un overall alto, anche Insigne a sinistra, Chiesa. Anzi no, forse Chiesa è in prestito alla Juventus, quindi non possiamo prenderlo. Vediamo ragazzi, vediamo, le possibilità ci sono. Cerchiamo di capire come muoverci. La prima cosa da fare non è pensare al modulo, ma dividere, come dico sempre io, il mercato in due fasi: la fase in uscita e la fase di entrata. Occupiamoci prima della fase in uscita. Raga, io Messi lo blocco. Dai, blocchiamo Messi, blocchiamo Mbappé, e quello che potrebbe lasciarci è proprio Neymar. Direi proprio di sì ragazzi, Neymar potrebbe essere sacrificato. Ci ho pensato un po', 8 ore di analisi e di studio. Neymar potrebbe essere sacrificato e ci becchiamo il meno 2 per Mbappé e per Messi. Alla fine questa carriera durerà solo un anno. Messi forse si è messo COC o si è messo a FIFA l'upgrade, non mi ricordo bene. Mbappé è un 92 e cresce anche. Neymar
Neymar secondo me i 91 li fa con il potenziale dinamico, però comunque è quello che alla fine ci permette poi di guadagnare anche più soldi, perché Messi costa poco, vale poco perché ha 34 anni, invece Neymar se si vende a una cifra molto molto alta. Blocchiamo Donnarumma e Marquinhos è un altro che potrebbe rimanere, è un altro che potrebbe rimanere in questa squadra, mettiamolo sul mercato, vediamo quello che viene fuori. Via Keylor Navas, bloccato ovviamente Verratti, bisogna mandare via tutti quanti i giocatori che giocano nella stessa posizione del giovane. Sergio Ramos via, Hakimi molto forte raga, però deve andare via, Kimpembe via, Wijnaldum via, tutti via raga, tutti via. Tre giocatori in prestito, niente No Mendes, è un 80, questo ragazzi potrebbe tranquillamente fare il panchinaro, perché vi ricordo che abbiamo l'obbligo dei giocatori italiani nell'11 titolare, ma non l'obbligo dei giocatori panchinari, quindi in teoria tutti questi 80 potrebbero forse anche restare. Per il resto ragazzi non dovremmo avere problemi a livello economici, perché comunque il budget del PSG, ho sbagliato a cliccare, il budget del PSG è molto molto alto, e quindi in teoria già così forse dovremmo riuscire a prendere tutti quanti gli italiani a disposizione, anche perché Toto Donnarumma, Toto Verratti, sì magari prendiamo Barella, però comunque non vedo italiani che costano 150-190 milioni, quindi in teoria già sacrificando Neymar potremmo forse conservare la rosa praticamente identica senza toccare nulla. A questo punto ragazzi non ci resta che avanzare, l'ho visto il budget iniziale, no, 160 milioni, ok, molto molto bene, avanziamo come sempre nel calendario, attendiamo così con ansia tutte quante le offerte e poi le valutiamo una per una. Sono arrivate ragazzi le prime offerte: Draxler se ne va al Borussia Dortmund per 22 milioni e Diallo per 19 milioni se ne va al Siviglia, molto molto bene. Attendiamo con ansia la cessione di Dudu Neymar, che praticamente finanzierà tutto quanto il nostro mercato. Altre offerte ragazzi, intanto Draxler e Diallo venduti, molto molto bene. Offerta per Herrera al Manchester City, 19 milioni, e Keylor Navas a Napoli, 20 milioni, incredibile. De Laurentiis compra top player, il giocatore di spessore, il giocatore che deve trascinare gli altri verso la vittoria, incredibile. Keylor Navas al Naples. Offerta anche per Wijnaldum, 33 milioni al Liverpool. Non trattiamo ragazzi, accettiamo subito, anche perché sennò poi dopo questi qui si innervosiscono e poi perdiamo un'occasione per cedere un nostro giocatore di troppo. Nel frattempo il nostro pescato della Mavera è diventato un esterno destro ed è purtroppo solo un 69. Siamo stati molto 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 sfortunati, questo secondo me ci penalizzerà tanto. Tre offerte signori, 24 milioni all'Inter, 22 milioni all'Atalanta, ma l'offerta che stavamo aspettando, l'offerta del Manchester United, squadra pakistana, per Dudu Neymar, mamma mia, posso chiedere 217 milioni, trattiamo, magari non chiedendo una cifra così alta, altrimenti poi si prendono collera e se ne vanno, ma comunque alziamo a 183, vediamo un po' cosa ci dice lo United, 134, signori mi puzza di inganno della cadrega. Facciamo 164, vediamo cosa ci dicono. 134, signori, ho studiato un inganno della cadrega. Se vado ad offrire una cifra più alta, si arrabbiano e se ne vanno. Fidatevi, è così. Se per due volte consecutive ci fanno una controfferta praticamente identica all'offerta base, la terza è quella buona, si alzano e se ne vanno. Quindi accetto 34 milioni. Ancora due offerte ragazzi, 6 milioni, via Paredes, 24, posso chiederne 33, non importa, via, 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 via. Neymar venduto ragazzi, il budget sale, 442 milioni, molto molto bene. Allora io direi di avanzare fino al 28 e poi iniziamo un attimo a investire tutti quanti i soldi che abbiamo guadagnato. Sono 464, è arrivata un'altra offerta, prestito addirittura per il nostro giovane, assolutamente no. Offerta per questo Puparuolo, sono 10 milioni, però ragazzi lui secondo me ha ruolo turnover, può giocare terzino destro e difensore centrale, un 76 soldi l'abbiamo, questo qui ragazzi teniamocelo così magari ci fa anche il panchinaro, quindi lo blocchiamo. Allora signori belli, questo è il modulo che ho scelto. Dopo 7 ore di analisi ho optato per questa squadra abbastanza piccante. Il modulo diciamo che è una sorta di 4-5-1 offensivo però modificato. Ho sbagliato perché Kimpembe deve essere difensore centrale, perdonatemi. Adesso sì, tre difensori centrali con gli esterni che non sono esterni, ma a destra c'è Girard che è una D, e Mbappé che si è messo a S e fa l'upgrade. Poi abbiamo due centrocampisti centrali, Verratti con Barella che tra poco verrà appunto acquistato, Messi che fa l'upgrade, forse si è messo CoC. Qui potremmo far giocare Insigne
Insignia, che se non erro fa l'upgrade se messo appunto CoC, e lì davanti potremmo appunto comprare Immobile. Quindi questa potrebbe essere una base di partenza, secondo me veramente molto molto buona, con Donnarumma in porta. Poi per quanto riguarda la difesa, signori, bisogna vedere Chiellini, Rocala, Bastoni, sì, Bonucci, vediamo ragazzi, vediamo un po'. Occupiamoci comunque prima della fase offensiva, anzi occupiamoci prima del centrocampo questa volta. Togliamo Hakimi e mettiamo Barella. Il nostro Nicolò ha un valore di 73 milioni. Allora, visto che dobbiamo ancora piazzare tanti esuberi, io direi di mettere come contropartita un ex conoscenza dell'Inter, ovvero Hakimi, che vale esattamente la stessa cifra di Barella. Visto che i nostri giocatori vengono sempre svalutati, vicino ci metto anche 10 milioni. Cosa ci dicono? Che non sono interessati ad Hakimi. Allora proviamo con un'altra conoscenza dell'Inter, un'altra vecchia conoscenza, Icardi, che vale 21 milioni, e vicino ne metto altri 60. Cosa ci dicono? Che non sono interessati neanche ad Icardi. Allora proviamo a mettere Angel Di Maria e il Fideo, che vale 33 milioni. Vediamo un po', vicino ne metto questa volta 60, e dovete accettare, se no vi vengo a prendere a casa, sono interessati, va bene così ragazzi, non facciamo saltare questa trattativa, ci portiamo a casa un giocatore molto molto importante e ne piazziamo un altro, che era da sacrificare, signori, perché altrimenti in quella zona del campo non ci gioca il nostro Pischello, che è un 69. A questo punto ragazzi il centrocampo è completo, se calcoliamo anche Mbappé o anche questo Girard centrocampisti, diciamo che quella striscia è completa. Adesso occupiamoci dell'attacco, abbiamo bisogno di Immobile e Lorenzino Insigne, due talenti napoletani che si ritrovano ancora una volta insieme. Dopo i tempi di Pescara, adesso ragazzi iniziano i tempi di Parigi. Lorenzo Insigne ha anche il contratto in scadenza, proviamo raga però a mettere qualcuno come contropartita, perché altrimenti poi tutti quei giocatori vanno poi svincolati. Quindi so che ci perdiamo, lo so, tanto non abbiamo problemi economici, possiamo tranquillamente mettere Hakimi come contropartita, anche se vale di più. Non sono interessati ad Hakimi, 50 secchi. Mettiamo, signori, Kimbembe come contropartita, però vicino, boh, vabbè, mettiamo 12 zeppole, così ci liberiamo di Kimbembe. Vediamo un po' cosa ci dicono. Affare fatto, molto molto bene. Diamo un difensore centrale molto importante al Napoli, ci liberiamo di un esubero e prendiamo appunto Lorenzino Insigne. A questo punto ragazzi andiamo sull'altro talento napolese, 57 di valore, dai 66 ai 91. Vediamo se riusciamo a mettere come contropartita qualche pischello interessante. Ma la Lazio lo vuole Hakimi? Cerco una squadra interessata da Hakimi. Cosa ci dicono? Che sono interessate da Hakimi, però hanno anche il coraggio di chiedermi 10 milioni. Va bene Lotito, va bene, accetto, accetto perché ti voglio bene. No, mi stai antipatico, però accetto perché mi serve accettare questa trattativa, chiudere questa trattativa anzi. Ruolo cruciale, 4 anni di contratto, niente clausola rescissoria, stipendio ragazzi da 130.000, tanti soldi li abbiamo e quindi usiamoli. A questo punto non ci resta che mettere Ciruzzo Immobile, bomber della Lazio, lo mettiamo titolare con Insigne a sinistra. Signori, il centrocampo e l'attacco in questo momento sono completi. Bisogna cambiare un paio di posizioni perché Messi deve diventare un CoC e Insigne deve diventare un CoC, quindi entrambi devono fare questo piccolo upgrade. Messi ci mette la bellezza di quante settimane? 2 o 4? Oh! Acciderbolina! Per dindirindina! Può diventare a T? No! Ragazzi, non può cambiare ruolo! Ma com'è possibile? Ma non mi era mai successa una cosa del genere! Allora, signori, siamo purtroppo caduti in un inganno della cadrega. Come sempre, ragazzi, come in ogni episodio, l'inganno della cadrega è sempre dietro l'angolo. Purtroppo Girard non può più diventare CoC, ci mette 22 settimane, quindi Messi può giocare solo a destra. Allora facciamo così, ragazzi. Girard può giocare a sinistra, ci mette solo 2 settimane e cambia praticamente fascia. Poi possiamo non trasformare Mbappé, non importa, ragazzi, dell'upgrade, è comunque un 91. Lo affianchiamo a Immobile, quindi giochiamo con un doppio attaccante, Immobile Mbappé, e a questo punto poi dietro le due punte ci mettiamo Lorenzo Insigne, che ovviamente diventerà centrocampista centrale, cioè COC, scusatemi, trequartista. Ecco fatto, signori, ho sistemato, alla fine è un 3-4-1-2 con Mbappé, Immobile, Insigne, Verratti, Barella, Messi e Girard a sinistra. Molto bene, abbiamo sistemato un po' tutto. Peccato raga, peccato, perché ci siamo bruciati due upgrade, perché Messi faceva l'upgrade, diventava un 93 e Mbappé un 92. Peccato, comunque sono forti, però peccato. A questo punto non ci resta che trasformare solo Lorenzo
insegne, lui sì che fa l'upgrade e con il potenziale dinamico potrebbe addirittura diventare 90-92. Vi ricordate, no? Nei miei Road to Champions come è cresciuto il nostro Lorenzino Insigne. Qui ha ancora i capelli biondi, ma non porta i capelli biondi dal 2011. Comunque, la fase offensiva è completa, adesso ci soffermiamo sulla fase difensiva, perché abbiamo bisogno di 3 difensori centrali. Individuati, signori, un paio di difensori centrali. Allora, abbiamo un grandissimo problema. Un grandissimo problema perché tanti giocatori forti sono vecchi. Chiellini cala come un pinguino, Bonucci idem, 85-85. I più forti sono troppo vecchi. Bastoni è un 83 e Romagnoli dovrebbe essere un 82, però lui ha 26 anni e quindi secondo me gli 83, forse anche gli 84 li fa. Chiellini a fine stagione è 82 e Bonucci sarà tipo 83-82. Quindi tanto vale prendere Bastoni e Romagnoli. Però ce ne servono 3 i difensori centrali. Quindi potremmo fare Bastoni, Bonucci e Romagnoli. Potrebbe essere un'idea. Potremmo anche valutare l'ipotesi di tenere Marquinhos e di beccarci un altro meno 2. Però ragazzi, stiamo beccando troppe penalizzazioni. Siamo in Ligue 1, non abbiamo bisogno di Marquinhos per battere il Pordenone, ok? Quindi facciamo una cosa: intanto prendiamo Bastoni e poi valutiamo. Proviamo ragazzi a mettere come contropartita Marquinhos, perché Marquinhos o va venduto, nel senso o va messo come contropartita o va svincolato, altrimenti giocherebbe titolare in qualsiasi posizione, perché non prenderemo mai uno più forte di Marquinhos o comunque 3 più forti di Marquinhos. Cosa ci dicono? Affare fatto. Ma dai, ma dai, questa beneficenza all'Inter. Ruolo turnover, 5 anni di contratto, niente clausole rescissorie e 76.000 di stipendio. Preso ragazzi, preso Bastoni. Adesso bisogna un attimo riflettere. Allora, io Chiellini non lo prendo, perché davvero cala troppo, quindi non lo prendo. Ogbonna ragazzi è troppo forte, cioè se prendiamo Ogbonna e poi facciamo praticamente tutte vittorie non è giusto, cioè imbrogliamo. Quindi Ogbonna no, perché altrimenti è troppo facile. Bisogna prendere 2 tra Bonucci, Acerbi e Romagnoli. Tra i 3 signori, quello che mi convince di più è Bonucci, perché Bonucci cala, però Acerbi è un 83, Romagnoli credo che sia un 81, non un 82. Però io non credo che Bonucci vada sotto l'83, quindi facciamo una cosa: prendiamo Bonucci come difensore centrale, come secondo difensore centrale. Poi ho un'idea pazza per il terzo centrale. Mettiamo come contropartita Sergio Ramos. Vediamo un po' se accettano. Vicino ci metto 11 milioni, anche perché i soldi non sono un problema. Vediamo, affare fatto. Molto molto bene. Sergio Ramos alla Juventus al posto di Bonucci. Magari segnerà un bellissimo gol in finale di Champions, chi lo sa. Comunque, ruolo cruciale per quanto riguarda Bonucci, niente clausola rescissoria. Per quanto riguarda invece lo stipendio, 85.000. Molto molto bene. Adesso raga, mi è venuta in mente un'idea abbastanza particolare. Ovvero, se io alzassi leggermente il difensore centrale al centro, lui potrebbe tranquillamente diventare un CDC, che poi alla fine nessuno se ne accorge, perché se uno guarda questo modulo pensa a un difensore centrale, invece quello è un CDC. E in quella posizione potremmo far giocare niente poco di meno che uno tra Tonali e Locatelli. Valutando entrambe le possibilità, signori, io direi di andare su Tonali. Perché? Perché entrambi hanno 82 di partenza, solo che Locatelli ha un potenziale minimo di 86, invece Tonali ha un potenziale minimo di 90. Infatti Tonali vale molto di più di Locatelli. Potremmo anche optare per Jorginho, però Jorginho è un centrocampista centrale e mi sa che per diventare CDC ci mette un po'. Quindi io direi di andare su Tonali e vediamo se possiamo mettere qualcuno come contropartita. Ci siamo liberati di tutti quanti gli esuberi? Io ho ancora Icardi, però Icardi potrebbe tranquillamente fare la riserva di Mbappé o di Immobile, quindi Icardi lo potremmo anche tenere. Insigne, Girard, Garbi, che non so chi sia, centrocampisti Pereira 18 milioni, questo potrebbe tranquillamente fare il panchinaro. Difensori centrali, no, questo potrebbe fare il panchinaro. Terzini, no. Portieri, no. Quindi ragazzi, direi che possiamo andare tranquillamente di cash e offrire 300 milioni. 300 milioni per Locatelli. Sono un pazzo, sono uno sceicco. Potrei offrire tutti questi soldi e fare una pazzia, signori, e strappare Locatelli con un'offerta incredibile. No, non è Locatelli, non è Locatelli, è Tonali. Ho sbagliato ragazzi, perché ho detto Locatelli? È Tonali, scusatemi, è l'emozione. Infatti avete visto che cifra ho offerto, i soldi mi sono andati alla testa. È Tonali, non è Locatelli, perdonatemi. Solo un pazzo potrebbe offrire così tanti soldi per un giocatore come Tonali. Solo un pazzo potrebbe fare una trattativa senza neanche sapere il nome del giocatore che sta acquistando. A questo punto ragazzi,
raga, non ci resta che mettere Tonali qui in posizione di falso difensore centrale e controllare un po' la panchina, perché abbiamo bisogno di un portiere di riserva, molto molto bene. In difesa abbiamo bisogno anche di un difensore centrale. Questo Dagba potrebbe diventare, no, lui è un terzino, non credo che possa giocare anche difensore centrale, dopo lo testiamo. Abbiamo bisogno comunque di un portiere, di un difensore centrale, abbiamo bisogno forse anche di un centrocampista, anche se lui è un 72. Allora raga, do rapidamente una controllata a tutti quanti i giocatori da acquistare e poi dopo vi faccio sapere con un resoconto generale cosa abbiamo fatto in panchina. Anche perché, signori, noi giocatori li abbiamo. Abbiamo tantissimi giocatori anche in prestito. Ad esempio, come riserva potremmo chiamare Areola, è un 82 e fa la riserva. Come difensore centrale abbiamo qualcuno in prestito? No. Quindi qui sì che possiamo intervenire sul mercato. Aggiustando un po' il budget, signori, possiamo vedere che comunque noi abbiamo ancora tantissimi soldi da investire. 103 milioni. Cosa facciamo? Ho individuato un paio di bischeri. Locatelli non lo prendiamo ovviamente. Chiellini, Cristante, Buffon e Pinzoglio. Allora, richiamando un po' di gente dal prestito, poi faccio vedere chi ho richiamato, perché avevamo anche un centrocampista che ho richiamato, avevamo un attaccante che ho richiamato, quindi ci siamo completati. Abbiamo bisogno di un difensore centrale. Sto trasformando anche Danilo Pereira, ci mette due settimane per diventare difensore centrale, quindi abbiamo bisogno di un CDC. Chiellini potrebbe essere buono. Poi ragazzi, per la porta Buffon ci sta e Pinzoglio come appunto talismano. Quindi io prenderei questi quattro pischelli. Calciomercato ragazzi terminato, dopo vi faccio vedere tutti quanti i giocatori che ho comprato. Devo guardare l'ultima cosa, ovvero le clausole rescissorie. Forse qua intravedete qualche acquisto che ho fatto per la panchina, eh. Guardiamo le clausole rescissorie, perché nessuno ha la clausola, però ci sono dei giocatori che hanno il contratto in scadenza. Uno tra tutti, Mbappé. A questo punto raga direi ci troviamo, rinnoviamo anche il contratto di Kylian. Magari trova l'accordo a gennaio, si arrabbia, si innervosisce e poi finisce male. Quindi è meglio rinnovare il suo contratto visto che i soldi li abbiamo. Per quanto riguarda invece, signori, la squadra della panchina, alla fine non ho preso Buffon perché ho richiamato anche Areola e quindi poi troppi portieri non vanno bene. Anzi, già che ci siamo, svincoliamo un 61, così almeno ci liberiamo un po'. Per quanto riguarda la difesa, eccoli qui i difensori centrali. C'è una piccola novità per quanto riguarda invece l'attacco, perché come vice Insigne abbiamo preso, ragazzi, Sebastian Giovinco. Incredibile, ragazzi, Giovinco al PSG, ruolo sporadico, ovviamente. Insigne deve ancora cambiare ruolo, ci metterà ancora due settimane, poi diventerà un COC. E per quanto riguarda l'attacco siamo completi. Invece purtroppo per quanto riguarda gli esterni non possiamo prendere nessuno, perché come ho detto prima il nostro giovane deve giocare per forza. Quindi non posso richiamare Sarabia, non posso fare niente. Abbiamo questo qui che è un 64 e quindi può fare la panchina a Girard, che è un 69. Adesso che controllo meglio, abbiamo una clausola. Abbiamo la clausola di Xavi Simon. Xavi Simon è una T, è una T e può giocare anche centrocampista centrale. Facciamo una cosa, a questo punto già che ci siamo, trasformiamo Xavi Simon in COC, ci mette due settimane, centrocampista centrale quattro settimane, ma sì dai, mettiamolo COC e chi se ne frega. Ultima cosa molto molto importante, controlliamo i piani di crescita, li inseriamo ovviamente in modo corretto a tutti quanti i nostri pischelli in rosa. Tutto fatto ragazzi, abbiamo finito. Allora, cosa ne pensate di questa squadra? Sinceramente abbiamo fatto un ottimo lavoro. Siamo stati molto sfortunati per il giovane della primavera, perché è solo un 69. Però ragazzi, questo non dipende da noi. Abbiamo costruito secondo me un'ottima squadra. Insigne fa l'upgrade. Inoltre una cosa che molti avranno notato, io ho preso Chiellini come panchinaro, però in realtà Chiellini è più forte dei bastoni. Però quando si simula, il gioco fa giocare in automatico chi è più forte. Quindi magari le prime giornate le giocherà Chiellini, poi quando Chiellini calerà subentrerà bastoni. Quindi secondo me abbiamo fatto la mossa giusta prendendo comunque un italiano e quindi non ci becchiamo nessuna penalizzazione. Devo cambiare qualche ruolo, come quello di Insigne, come quello del giovane che deve diventare appunto un AS, ma sono cose che farò off video. Perché? Perché io inizio a simulare, anzi anche se comunque abbiamo ancora il mese di agosto a livello di mercato, però sono cose che farò io da solo e noi ci vediamo direttamente alla fine della stagione. Che cosa riuscirà a fare questo PSG versione italiana? Non lo so, lo scopriremo alla fine della simulata. Siamo arrivati ragazzi alla fine della stagione. Allora, qui bisogna fare un super recap completo, perché ci sono comunque tante vittorie e giustamente, signori, ci troviamo in un campionato molto molto scarso. Però in Europa League, anzi in Champions League, abbiamo perso agli ottavi, brutta sconfitta ragazzi con il Real Madrid. Oh mamma mia, uguale alla realtà, 2-2 e poi sconfitta 3-2, quindi eliminati ragazzi dal Real Madrid agli ottavi. Peccato, peccato, perché potevamo andare avanti. Però l'eliminazione ci ha poi permesso di concentrarsi completamente
praticamente sul campionato, sulla Ligue 1. E infatti la squadra ha fatto tutte vittorie tranne l'ultima, persa 2-1. Per quanto riguarda invece le coppe, dovrebbe essere una... Ah, eccola qua, c'è pure una partita con il Marsiglia. Esatto, mi ricordavo di questa cosa. C'è una partita vinta 4-2, forse è la semifinale, non lo so. E c'è una partita anche con il Marsiglia. A questo punto io direi di simularla insieme. Vediamo un po' che cosa viene fuori. Un bel 3-0 secco, molto molto bene. La squadra sembrerebbe comunque girare. Abbiamo visto i punti e sono 87. Ho cliccato per sbaglio, però va bene così. 87 punti per il PSG in Ligue 1. Allora, è un punteggio abbastanza buono, però ovviamente, signori, il PSG si trova in Ligue 1, quindi il campionato è molto più facile di una Premier League. Infatti in questo caso entrerà in gioco il coefficiente di difficoltà. Adesso faremo tutti quanti i calcoli necessari. Prima però guardiamo la squadra, perché allora, Girard ha giocato, ragazzi. Credo che abbia giocato, c'è Icardi però. Oh mio Dio. Anche Bonucci, Bonucci 81, ragazzi, 81 Bonucci. Mamma mia. Attenzione, perché potrebbe esserci un'ulteriore penalità per il PSG, perché Girard è cresciuto da 69 a 73, però ha giocato? Ha giocato almeno il 50-60% delle partite? Vediamo subito. E approfittiamo anche per vedere i capocannonieri. 24-7, molto bene. Messi 19-10, Immobile 18, Insigne 17, molto bene. Icardi, ragazzi, ha giocato. Quindi secondo me ha giocato Icardi titolare con Mbappé a sinistra e il giovane in panchina, perché se andiamo a vedere il nostro giovane Pischello, non lo vediamo, ragazzi, non lo vediamo, ha fatto 0 gol, io non lo vedo, io, eccolo qui, ha giocato una sola partita, quella che forse ho simulato io all'inizio, non lo so, incredibile, ha fatto solo una partita. Quindi, signori, il Pischello della primavera non ha giocato, e quindi in questo caso che cosa facciamo? Diamo un ulteriore meno 2 al PSG, quindi abbiamo un totale di meno 6 punti per avere ovviamente confermato Messi e Mbappé. A questo punto è giunto il momento del calcolo astrolopiteco. Allora, qui nello schermo escono tutte quante le classifiche con le grafiche e ovviamente anche il rettangolino con il PSG, che in questo momento ancora non c'è perché lo stiamo calcolando in questo preciso istante. 87 punti per il PSG, meno 6 per le penalità che abbiamo detto prima, sono 81. Poi il coefficiente di difficoltà della Ligue 1 è 1.1, quindi moltiplichiamo 81 per 1.1 e viene fuori 89,1. Ragazzi, è un punteggio veramente veramente basso. Il PSG è stato secondo me sfortunato, perché quel meno 2 ci ha fatto male, ragazzi, ci ha fatto male. Non me l'aspettavo. Io non ho tenuto Marquinhos proprio per non beccarmi un altro meno 2, invece purtroppo l'abbiamo avuto perché il giovane non ha giocato. Inoltre siamo stati anche sfortunati perché un giovane di 69 non l'abbiamo mai beccato, abbiamo sempre beccato gente più forte di 69. Abbiamo fatto male, abbiamo fatto molto molto male. Inoltre in difesa, ragazzi, Bonucci è calato, Chiellini è un 81, quindi comunque non abbiamo avuto un difensore centrale di spessore. E comunque, nonostante questo, abbiamo giocato in un campionato ridicolo, perché fare 89 punti in Ligue 1, signori, fare 87 punti in Ligue 1, anzi, non è la stessa cosa che farne 87 in Serie A o 87 in Premier, squadre che ovviamente hanno effettivamente fatto quel punteggio lì. Comunque, avete visto nello schermo la classifica aggiornata. Chiudiamo il capitolo PSG Italia e adesso occupiamoci del prossimo episodio. Mi preparo con la webcam e con appunto i fogliettini ed effettuiamo il sorteggio per capire la squadra di domani. Sono pronto, ragazzi, sono pronto. Agitiamo i bigliettini. Forse tenete anche i bigliettini che si muovono all'interno di questa tazza incredibile del Napoli. Qui nello schermo, signori, non so se a sinistra o a destra, forse a sinistra, esce la tabellina con tutte quante le squadre che sono ancora qui. Quindi così sapete le squadre che possiamo ancora beccare. Manca il Napoli, manca la Juve, manca il Milan, anche Barça, Real. Ci sono squadre ancora abbastanza forti e carine da provare e utilizzare in questa carriera, in questa serie.
eh. Mischiamo bene. Chiudo gli occhi, mi giro anche. Ho preso il bigliettino. Eccolo qua. È uno, ragazzi. È uno. Anzi, no, sono due. No, è uno. È uno solo. È uno solo. E domani alle ore 14:30. Anzi, forse no, perché sabato c'è la Career Battle. Non so quando esce questo video. Se questo video esce di venerdì, allora il video esce lunedì. Se questo video esce di giovedì, allora domani. Perché sabato c'è la Career Battle. Abbiamo, signori. Oh! Signori miei, avvicino, eccolo qui, dovrebbe vedersi, abbiamo la Juventus. Attenzione, attenzione, perché la Juventus potrebbe beccare clamorosamente l'India. Prendiamo, signori, il bicchierino che contiene le nazionali ancora disponibili. Qui nello schermo a sinistra esce la tabella con le nazionali ancora libere. Giriamo, ragazzi, con il ditino e prendiamo il bigliettino. Eccolo qui, ce l'ho in mano, ragazzi. Potrebbe essere il bigliettino dell'India. Potrebbe essere il bigliettino di, non lo so, di un'altra nazione. Vediamo, perché abbiamo... Oh! Mamma mia, è carina. Non è l'India, ragazzi. La Juventus si salva. Non becca l'India, però becca una squadra. Forse così è meglio. Si vede, sì. Becca la Spagna. E questa è carina. Questa è veramente carina, ragazzi, eh. Juventus con tutti spagnoli. Cioè, praticamente sono due tipologie di calcio diverse che si uniscono, no? Che la Spagna gioca bene, anche la nazionale spagnola gioca molto molto bene a calcio. E poi c'è la Juventus di Acciughina, che si unisce. Il gioco, ragazzi, il gioco della Spagna contro Acciughina. Incredibile. Bel sorteggio, però. Mi piace. È ancora disponibile l'India, che non esce, ragazzi. Preparatevi, perché adesso c'è il Milan e il Napoli per l'India. E con l'India, raga, lì si mette male. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. La chiusura del video la faccio così, a schermo intero, più o meno. Ci vediamo domani oppure lunedì, se domani è sabato perché c'è la Career Battle, con il nuovo episodio incredibile Juventus con solo spagnoli. Qui da Pocettino, Pistolino e tutto. Alla prossima. Bella.